troppo nell'umano. Perché infatti vanno sempre insieme queste due parole, perché siamo combinati. L'anima è dentro, io anima sono dentro questo corpo e quindi il corpo si muove grazie perché ci sono dentro io come anima, che fa gestire tutto. Anima è il corpo. E quando mi dimentico che c'è questo pilota, che sono io come pilota, invece identifico io corpo come pilota, inizio a intrappolarmi in queste trappole. E quindi si diceva, no, chiacchiera negli altri per sentirsi bello lui, per farsi emergere. Anche questo, sì, è una forma. La possiamo definire una forma di paura, da che l'essere che è l'anima è completa, quindi in assenza di paure non gli manca nulla perché è completa l'anima. Quindi ci siamo identificati nell'umano, l'umano ha iniziato a avere paura perché sembra che gli manca tutto sotto i piedi. E quindi cosa succede? Che questa identificazione nell'umano ci ha portato, come dicevo prima, tante paure. Queste paure cioè tanta gente agisce per paura. Le azioni sono comandate dalla propria paura. Quindi semplicemente uno dopo lo definisce maligno. Ma è semplicemente dietro c'è un diciamo un motore dietro è quella delle paure. Semplicemente questo. E poi si è definito maligno, ma semplicemente è una cosa del vocabolario che l'hanno definito così. Ma se andiamo, come dicevo prima, se andiamo a vedere cos'è che fa muovere in quel modo, è questo. Ad esempio, chi sparla agisce perché ha paura, quindi vuole essere lui o lei al centro dell'attenzione e quindi sparlano degli altri. Chi conosce la legge del karma, se uno sparla degli altri, sa benissimo che prima o poi verrà sparlato, no? Però non tutti sono a questa conoscenza, quindi non. È come dire, il mondo sta andando così, non direi neanche a rotoli, ma non direi neanche bene. Quindi il mondo semplicemente si sta muovendo in questo modo. E quindi se noi lo guardiamo dal lato spirituale, sappiamo benissimo che il mondo deve andare in questo modo. Poi vediamo anche il perché, vediamo dove dobbiamo arrivare. Scusate, si potrebbe abbassare un po' la musica di sottofondo perché non sento bene la tua voce. Grazie. No, musica io non la sento. Altri sentono la musica? Può essere un fattore. Ok, Katia potrebbe essere benissimo un fattore di. Dovresti provare a disconnetterti e riconnetterti. Perché può essere che la linea ti abbia. Se non è una linea troppo potente, ti ha avuto ancora la musica. Ok, bravo. E quindi diciamo in questo modo, no? Che è semplicemente un cambio di coscienza che abbiamo avuto a un certo punto e quindi abbiamo perso di vista noi stessi e semplicemente abbiamo preso il corpo come una guida, però sappiamo che il corpo è pieno di difetti. Sappiamo benissimo che ha tante virtù, ma anche tanti difetti. E allora anche biasimare gli altri non,
non è neanche proprio necessario. Ma vediamo anche Antonella cosa ci vuole dire sul discorso malizioso, perché so che ha strapolato alcuni caratteri, e quindi Antonella, cosa ne pensi te del malizioso? Perché siamo diventati così? Eccoci. Buonasera a tutti. Ciao, Shanti. Bene. Bello essere di nuovo insieme. E che argomentone il malizioso. E mi faceva pensare alla differenza tra la persona negativa e maliziosa. Non so se ci avete già pensato. Senti a fica? Vediamo se alzo il volume. Così? Senti meglio? Sentite? Sì, perché sono al massimo del volume. Ok. Magari provate ad alzare anche il vostro volume. Io più di così non riesco ad alzarlo. Ok, perfetto. Allora, stavo pensando alla differenza tra la persona negativa e la persona maliziosa. E il negativo, cioè la persona negativa, è la persona che ha potrebbe, non è detto, ma potrebbe avere un intento buono, ma un'espressione sgraziata o alterata da un caratteraccio o pessimista. Però potrebbe avere un intento buono o benevolo. Il malizioso è esattamente il contrario, ovvero il seme, l'intento non è buono per niente. E guardavo i vari sinonimi di malizioso, che è cattivo, scaltro, malpensante. Quindi quella è l'energia, da cui promuove un'azione, un'espressione. Perciò il seme non è buono, è cattivo probabilmente, ma l'espressione, essendo malizioso, potrebbe risultare molto gradevole, quindi non facilmente identificabile. Il negativo quello è e quello è visibile, ma il malizioso è il suo contrario. E può anche essere ovviamente che il malizioso sia anche negativo e quindi è un binomio incredibile. Però facciamo fatica delle volte a identificare il malizioso perché l'espressione è subdola, pertanto può risultare gradevole, così può abbindolare in un certo senso gli altri. O se non altro, questo è quello che ho studiato un pochetto pensando a chi veniva da questo tipo di esperienza. E però una realizzazione molto importante su chi è malizioso, che ovviamente non riceve quello che vorrebbe ricevere dagli eventi, dalle circostanze, dagli altri. Il karma in un certo senso è un po' una meritocrazia, no? Semini bene, raccogli bene, semini male, raccogli male. Quindi c'è una meritocrazia nel karma. E il malizioso non la concepisce. Della serie voglio qualcosa, voglio qualcosa. Se non la riesco ad ottenere in un certo modo, la ottengo a modo mio.
E quindi è come se il malizioso partisse da quel presupposto che quello che vuole lo vuole e lo ottiene a qualsiasi costo. Ecco perché alla malizia si affianca la disonestà, si affianca la manipolazione, si affianca l'inquinare altri con le loro, con i loro desideri. E ancora più profondamente di quello, il malizioso è comunque qualcuno che non ha conosciuto molta felicità. Infatti pensavo come si aiuta un malizioso, perché è come se si nascondesse in un certo senso e non si aiuta mettendoglielo in evidenza, ma si aiuta cercando di offrirgli momenti di felicità. È la felicità, l'energia che guarisce e trasforma qualcuno che è cattivo dentro, perché quella cattiveria emerge da una sofferenza vissuta in questa vita, in altre vite. Se viene da altre vite è un sanskara, c'è cioè un'impronta caratteriale profonda. E conosce la sofferenza più della felicità e in un certo senso nelle sue manovre subdole sta cercando di ottenere qualcosa che non ha ottenuto altrimenti. E allora mi chiedevo se incontrassi o avessi intorno qualcuno così, cercherei strategie per offrirgli momenti di felicità, perché tramite quella felicità forse migliora, guarisce. Risale la china, ritorna a galla. È come se fosse sceso sotto il livello di dignità. Lasciamo perdere l'essere regali. Poi c'è comunque una discesa. È andato un po' sotto, un po' tanto. E quindi questo. E vari aspetti caratterizzano il malizioso. Alcuni hanno detto mette zizzania. È perché è una delle cose più subdole che qualcuno può fare. E fa, come si dice, buon viso e cattiva sorte. È un bellissimo proverbio. E raggira le persone inquinandole, dandogli a bere delle cose. Estremamente scaltro. Mi viene in mente una storia. Vi racconto questo aneddoto e poi vi ripasso a Raffaele. Ed è la storia che Shashi, la nostra insegnante, ci ha raccontato qua l'altro giorno in una lezione. Il bene lo fa male, il male lo fa bene. Bravissima, mi sembra una bella espressione. Potrei aggiungere che il malizioso non ama chiedere. Se pensate a qualcuno, non so se ne conoscete qualcuno, non ama chiedere, ma ama prendere. E non ama chiedere perché lo considera come un atteggiamento che rivela la sua povertà interiore. Ma ama prendere e lo fa come può. E lo fa come può e vi racconto la storia. Ed è qualcuno che era qua e ha sentito Shashi, la conosce già, ma una buona parte di voi probabilmente no. È la storia di un prete che decide che voleva un capretto e quindi si reca da un villaggio all'altro per comprarlo. C'era il mercato, quindi arriva al mercato, trova il capretto che gli piaceva, lo compra. Se lo posiziona sulla testa, cioè proprio perché era piccoletto, per trasportarlo, stiamo parlando di altri tempi, per trasportarlo verso casa. E aveva un bel tragitto da fare a piedi. Con questo capretto in testa, lo teneva così per le gambe e camminava tranquillo. Quando tre persone maliziose, non molto oneste, lo vedono e dicono: ecco, la disonestà è vedere qualcosa e dire la voglio e adesso
pianifico qualcosa, la malizia è farlo in un modo estremamente raggirante. E infatti elaborano un loro piano. E così inizia il primo, che fuoriesce sulla strada, così come se fosse casualmente un passante, guarda il prete, guarda il capretto e dice: Padre, ma che bel cane stai portando in testa? Come mai lo tieni in testa? Il prete guarda l'uomo e dice: Ma non è un cane, è un capretto. Lo vedi che è un capretto? È piccolino, lo porto io in testa. E l'altro dice: Bah, a me mi sembra un cane, eh? E così comunque vanno. Il prete prosegue per la sua strada. Dopo un po' incontra un altro, il quale si ferma e dice: Ma padre, ma che cane fantastico che hai! Ma dove l'hai preso così bello, così proprio simpatico? E il prete lo guarda e dice: Ma non è un cane, è un capretto. E l'altro dice: Bah, a me mi sembra un cane, guarda, forse ti hanno ingannato. Il prete comincia a avere dei dubbi. A me mi sembra un capretto. L'ho comprato come un capretto, ma perché mi dicono tutti che è un cane? Incontra la terza persona, che era il terzo del trio, insomma, che voleva il capretto. E incontra il terzo, finalmente, che dice: Ma quel cane è bellissimo, se io avessi un cane così, guarda, sarei felicissimo perché è proprio un gran bel cane. A quel punto il prete era esausto. E in più, pieno di dubbi, che diceva: Forse sono io impazzito, se tutti lo vedono come un cane. Così prende Scapretto, cane, gli dice: Tieni, te lo regalo. Così è finita sta scena, è finita questa storia. Si era stufato. Quindi la malizia dei tre era stata nell'escogitare un piano che faceva diventare incredulo l'altro. E se pensiamo alle interazioni quotidiane, qualcuno di malizioso è come se seminasse in noi, in qualcun altro, il seme del dubbio, il seme dell'insicurezza. E quindi è come se il malizioso fosse un incredibile seminatore di stati d'animo che mettono in dubbio la propria stessa bontà, la propria bellezza, eccetera, ci fanno non più credere in noi stessi. Questo perché una persona che perde fiducia, perde comprensione, perde a questi livelli, diventa manovrabile, diventa fragile e di quella fragilità il malizioso si nutre. Qualcuno ha detto si nutre di male, infatti si nutre della debolezza degli altri e così ingrassa virtualmente. Penso che ripasserei la parola a Raffaele. Il problema è che spesso il malizioso è dentro di noi. Penso che ognuno di noi ha una parte debole, una parte forse negativa, a una parte che può pensare male, però quando si parla di malizioso si parla di una tipologia ben precisa e quindi direi che ognuno di noi ha una parte negativa dentro, ha una parte fragile, ha una parte vulnerabile, ma non necessariamente maliziosa. E lo vedremo quando parleremo dell'innocente. E magari con l'innocente vuole esordire Raffaele. E anche malizioso. No, come diceva all'inizio Antonella diceva proprio questo: una differenza tra cattiveria e malizioso. Uno malizioso lo fa per motivi proprio, cioè ci studia sopra il discorso e fa il buon sorriso, no? Come si dice? Buon, cattiva, no, buona faccia, cattivo gioco.
buon viso, è cattivo gioco. Quindi invece la cattiveria è un carattere ben stampato. Cattiveria è proprio un carattere stampato, la malizia invece non è un carattere, diciamo. Sul malizio, sul maligno, stavo pensando anche, ci sono addirittura i tumori, no, maligni, che adesso sono frequenti, sono sempre di più alle orecchie di noi. Nel senso, sentiamo sempre più gente che ha tumori maligni, e invece c'è il tumore benigno e il tumore maligno. Quando c'è il maligno non riescono più a risolvere il problema proprio, perché il male non sembra, ma se gli dai da mangiare, questo se ne approfitta, no? Prende campo, prende spazio. E quindi tornando sull'innocente, che è la parte forse più bella da esplorare, il malizioso sappiamo come funziona, cioè sappiamo, vediamo se uno sta attento, lo vediamo, capiamo. Riusciamo a capirli, tante volte prima ci caschiamo e poi dopo diciamo: ah, ma l'ha girato. E soprattutto se non iniziamo un percorso spirituale, chi non inizia un percorso spirituale è facile che cada in questa trappola. Quindi direi la mia mente spesso mi fa nascere dubbi. In questo senso penso sia malizia. I dubbi è una forma anche, può essere anche una forma di mancanza di autostima. E allora vengono tanti dubbi perché autorispetto e autostima vanno insieme, quindi è come se tanta gente è dubbiosa, tanta gente ha dubbi, ma semplicemente perché non conosco cose, non c'è conoscenza di questo. E anche questo è una cosa acquisita dall'umano piuttosto che dall'essere. Diciamo, l'essere è talmente piccolo che guardate l'umano quanto è grosso, no? Come corpo, e questo qui è tutta una cosa acquisita. L'essere è una cosa invisibile che manco si vede. E quindi provate a pensare quante cose abbiamo acquisito per to poter tornare all'essenza, per poter tornare a quell'essenza. Quante cose dobbiamo toglierci? Infatti, il lavoro di un meditatore, il lavoro di uno yogi è semplicemente tornare all'essenza, quindi togliere quello che abbiamo acquisito. E man mano raffiora la bellezza di noi stessi. Il malizioso ha bisogno degli altri per esercitare la sua specialità. Ah, sì, sicuro, certo. Quindi l'innocente, diciamo, è un po' il contrario del malizioso. Dunque, per questo che in genere nelle coppie c'è sempre la vittima. No, su questa la vittima è carnefice, c'è tutto un gioco, quindi non penso che faccia parte della malizia. Può essere, ma è proprio una malizia perché uno è malizioso, ma non solo in coppia, è malizioso anche in altri. Ok. L'innocente, ritorniamo sul discorso di innocenza, che è proprio il contrario del malizioso. E per questo volevo aprire una parentesi iniziando a parlare dell'innocenza, che
spesso, diciamo, io e Antonella ci troviamo a dover andare a fare programmi in giro, quindi a muoverci insieme, no? E quindi vedo come agisce, guardo, osservo, e lei è la vera impersonificazione dell'innocenza. È impressionante quanto è innocente e quanto tutto gli gira intorno, tutto gli gira intorno, ma lei vive nel suo mondo lì di bellezza e tutto quello che volete. Comunque è proprio il vero esempio dell'innocenza. Quindi Mirella, anche perché non voglio pensare che ci sia una parte di me da combattere. E infatti non c'è da combattere niente. Siamo guerrieri, perché con la nostra mente diventiamo guerrieri, ma non combattenti. Facciamo la guerra con i nostri pensieri sprecati, ma non combattiamo contro niente di noi stessi. Gli abbiamo dichiarato guerra perché vogliamo crescere. Se voi tutti siete qui, vuol dire che avete dichiarato guerra ai vostri pensieri sprecati, ai vostri desideri. Avete dichiarato guerra in quel modo. E uno che dichiara guerra in questo modo vuol dire che prepara dei piani per poter, diciamo, vincere la guerra. Combattere la vedo in modo diverso. Combattere non, cioè, che ti butti lì e non sai cosa chi è incontro e chi va incontro. Invece, chi dichiara guerra ha ben chiaro cosa vuole fare. E penso che voi tutti che siete in linea, penso che siete pronti e avete dichiarato questo qua, perché sennò non sareste lì, sicuro. Garantito. E quindi tornando sempre, ritorniamo all'innocente. L'innocente, da quello che ho visto e ho capito, l'innocente è semplicemente, come dicevo prima, bisogna toglierci di tutto quello che è. E sì, diciamo. Si può già iniziare a tornare bambini. È già un buon passaggio. L'innocenza per me ha tante fondamenta, tanti punti di base da dove parte l'innocenza. E tra l'altro una di queste la vedo molto come la fede. Un innocente ha come piano di partenza la fede. È fiducioso, no? È fiducioso negli altri, ma ha molta fede in due, diciamo, in due rami, che uno è la storia, quindi ha la fede nella storia, la fede nel proprio futuro. È la fede di quello che sta costruendo. Quindi gioca con questa fede, ma semplicemente perché conosce soprattutto gli aspetti, conosce il futuro, il presente e il passato. Non intendo di questa vita, ma semplicemente di tante vite. Quindi conosce benissimo il futuro, sa dove deve andare, dove arrivare, sa dove è adesso, ma sa anche com'era prima. Quindi prima era perfetta, l'anima era perfetta, l'anima era super innocente, aveva questa qualità, questa virtù al pieno, nei suoi pieni, diciamo sì, al massimo che poteva avere. Sa dove è arrivato adesso, quindi ha cambiato coscienza, è diventata un po' meno innocente.
ma l'anima sa benissimo il futuro, quindi tornerà a ciò che era. E questo stimola questa fede a rimanere nei propri passi, perché la storia è molto importante, conoscere la storia è molto importante. E su questo, se avete occasione di fare il corso base di Raja Yoga, lì vi si racconta la storia della geografia, la vera geografia e la storia. E l'altra fede è quella nel karma. Tonella prima ha citato la semina, no? Il maligno semina male, quindi raccoglie male. Ma invece l'innocente, avendo fede nel karma, ma è semplicemente perché semina, sa quello che sta seminando, sa che semina pensieri costruttivi, l'innocente semina felicità, l'innocente semina spensieratezza. Quindi, soprattutto, no, malizioso, diciamo, il maligno ti sparla di qualcuno, l'innocente non sparlerà mai di nessuno. E quindi sta seminando in modo totalmente diverso dal maligno. E questo è da chiarire bene, perché se io semino bene, so che raccoglierò sempre bene. Se semino, benedizioni, riceverò sempre benedizioni. Tema della volta scorsa. Quindi è molto importante spensieratezza, no? Quindi tutto questo gli ritornerà con pensieri fantastici, no? E mi stava venendo in mente anche una bella storia anche qua, che è quella di, non so se la conoscete, quella del ladro e di Dio. C'è un ladro che inizia quel giorno lì, ha iniziato a entrare nelle case, a rubare delle robe, delle cose, ma non c'era niente di prezioso. Non riusciva a trovare niente che lo poteva soddisfare. Quindi ha fatto tante case, ma tutto questo lato. E allora stava passando di fronte a un dio, diciamo in India sono frequenti tutti i templi, con un grande Shivalinga, proprio enorme. E un Shivalinga vuol dire diciamo, una pietra ovale che rappresenta Shiva, e quindi lo lavano con il latte, c'è tutta un'adorazione a questo. Però è sì, un'adorazione della devozione, quindi chissà anche noi quante volte abbiamo fatto nelle vite precedenti. E quindi questo ladro, passando, diciamo, ai piedi di questo tempio, affaccia dentro e vede questo Shivalingam enorme, e sopra questo Shivalingam c'è un vassoio d'argento, che allora comincia a dire il vassoio, dice: questo potrebbe essere un bottino che oggi, tutto sommato, da come è andata, questo è uno dei migliori bottini che potrei prendere. Allora incomincia ad arrampicarsi, incomincia ad arrampicarsi per questo tempio, per poter arrivare a questo vassoio. Nel frattempo, quando è quasi arrivato in cima, sente una voce, che è Shiva, Dio, no? Che parla, che gli dice: figlio, figlio, ma non ho mai visto un amore così profondo. Tutti gli altri
si fermano sotto ai piedi del tempio, alla porta del tempio, mettono fiori e pregano, ma nessuno è mai arrivato così vicino per potermi incontrare, quindi l'amore che hai è veramente importante. E questa, diciamo, questa storia mi piace molto perché penso che solo Dio è a questo livello di un'innocenza tale che poi il ladro non rubò il vassoio perché si sentì veramente importante, si sentì a suo agio in quel momento e quindi nulla gli mancava. E allora, non rubando neanche più quello, quindi l'innocenza, il potere dell'innocenza, cosa riesce a fare? Ecco, mi piace molto questa storia perché mi fa capire il potere dell'innocenza, riesce a sciogliere chiunque, qualunque cosa. E come dicevo prima, penso che solo Dio, solo l'anima suprema è in grado di fare questo, perché non ha mai perso l'identità di essere un'anima, semplicemente questo. Non avendo mai perso questa identità di essere un essere, di essere un'anima, non ha mai perso le virtù e le qualità. E allora volevo passarvi adesso, Antonella, dunque già, ma se io ho seminato bene e ho sposato qualcuno che ha seminato male, in quel secondo momento, alla fine, raccoglierò anch'io per il 50% di cattivi. Vedi te, se lo vuoi fare. La scelta tua. Te, se pensi di aver seminato bene, raccogli il tuo seminato e ognuno raccoglie il proprio seminato. Non dobbiamo mai dare, diciamo, pensare che l'altro ci possa influenzare, è soprattutto la nostra scelta. Ricordatevi che avete sempre due scelte, quindi non ce n'è mai una sola. Credo l'altro sia stato spiazzato da tante innocenze. Sì, precisamente. E quindi è proprio il potere dell'innocenza. Anche un bambino, se ci pensate bene, sembra innocente, ma tutto sommato mica lo freghi, mica riesce a fregarlo un bambino. Assolutamente. Però lui ottiene quello che vuole, con la sua innocenza. Quindi gli viene donato, no? Non è che uno se lo prende, il bambino non se lo prenderà mai, ma gli viene semplicemente donato, perché l'innocenza fa sì che muove negli altri un qualcosa di positivo, un qualcosa di dare, no? Di amore, ecco. E quindi l'amore dà, si sa. Poi ho estrapolato due strategie per due pratiche, ecco. Però prima di parlare delle due pratiche volevo passare ad Antonella, chiedendogli, visto che lei è tante, perché lei non manco se ne accorge, che è così innocente, perché è così, è fatta così, quindi per lei è naturalissimo questo. E quindi volevo sapere da lei direttamente. Aspetta, volevo sapere direttamente da Antonella, cosa ti spinge a essere così innocente? Cos'è che ti ha creato in questa innocenza? Bah, non lo so se sono così innocente come mi vedi. Penso che innocente come etimologia vuol dire non nuoce. Quindi quando hai l'intento di non nuocere a nessuno, di non fare del male a nessuno, quindi è una sorta di bontà.
Infatti l'innocente ha il cuore, ha bontà nel cuore e intenti puri nella mente. E questo è il binomio che rende un'anima un essere innocente. Intenti puri, positivi, elevati, nobili e un cuore buono. Ma prima di inoltrarmi un pochino di più nell'innocenza, l'innocenza non dura, certo è spontanea sicuramente, come ogni virtù. Le virtù sono innate nell'anima, ma per essere espresse costantemente devono essere vere. Posso falsificare l'allegria per un po' o la benevolenza per un po'. E infatti questo è anche un aspetto, il malizioso, tornando a quello di prima, come identifico un malizioso e come mi sposto verso l'innocente. Il malizioso lo identifico per una delle caratteristiche che ho citato prima, che era quella che il malizioso non ama chiedere, ma ama prendere e facendo finta di dare. Quindi c'è una finzione nel dare, nell'essere estremamente, vuole apparire molto benevolo, proprio perché sta nascondendo qualcosa. E l'altro aspetto che mi fa intuire che il malizioso, è all'opera è usare l'intuito. Perché non so se vi è successo, ma davanti a qualcuno che è malizioso, che ha intenti malsani, che è molto malpensante, non vi viene di cooperare. Per me è un campanello ben preciso quando, pur avendo l'indole di cooperare, un po' come un'attitudine spontanea, non mi viene di cooperare. E questo è un po' un campanello d'allarme, vuol dire che c'è qualcosa come un muro, perché la malizia, così come diceva Teresa, l'innocente è disarmante, il malizioso è armante, ovvero ti mette sul chi va là, sottilmente, anche senza che ci sia una razionalità in movimento, e diventi un po' guardingo. E l'onda, no, la cooperazione che normalmente verrebbe spontanea non viene o non viene dal cuore, magari viene perché così è, ma il cuore non convalida quello stimolo. E allora sai che c'è un'energia di contrasto presente e l'intuito è questo. Esther, perché dici che temi di essere maliziosa? In ogni caso, non sarebbe così stranissimo essere maliziosi, perché molta gente ha seconde agende, molta gente ha un grosso bagaglio di sofferenza dentro da dover smaltire, guarire, pulire. E quindi in ogni caso c'è il piccolo malizioso che è malpensante. Il malpensante è qualcuno che pensa male e che vorrebbe proprio ottenere delle cose, lo fa con i suoi modi. È molto comune, ma ha una piccola malizia. Poi c'è il grande malizioso è proprio il malvagio. Perché ho bisogno che gli altri sappiano quanto mi prodigano. Ah, non è necessariamente questa malizia, forse solo mancanza di autostima. Quando manchiamo di autostima abbiamo bisogno di riconoscimenti da parte degli altri e delle volte dimentichiamo quei riconoscimenti, ma è poca autostima, poca fiducia in sé, poco rispetto del sé. E brava Chiara. È bene non essere severi con se stessi. Per esempio, il malizioso non è severo con se stesso, se questo può aiutarti. Anzi, è il contrario.
Tutt'altro, magari severo con gli altri, ma non con se stesso. Perché tutto quello che fa è per portarsi un bottino a casa. Quindi l'innocente, ci sono vari tipi di innocenti. C'è l'innocente in termini legali, è qualcuno che non ha colpe, quindi dice sono innocente, no? Davanti alla legge non ho colpe. E questo è l'innocente in termini legali. Poi c'è l'innocente estremo, che è l'ingenuo. Chiaramente gli manca un equilibrio, perché io posso essere ingenua, quindi mi raggirano tutti e magari mi sopraffanno in qualche modo, e l'ingenuo è un'innocenza che è andata oltre un limite e non è controbilanciata con una sorta di maturità interiore, una maturità, per esempio, che la conoscenza fornisce. Quando impariamo a meditare e studiamo, lo studio ci fornisce consapevolezza, lo yoga e la meditazione ci dà l'energia e l'esperienza, e quindi uno degli equilibri più grandi che acquisiamo è proprio tra l'essere innocente e maturo, no? Bambino e saggio. Però è un equilibrio positivo da ambedue le parti, ambedue i piatti sono positivi. Se invece vado troppo verso l'innocenza, non avendo l'adeguata maturità dall'altra parte che mi fa discernere, allora posso diventare particolarmente ingenua e pertanto non molto connessa con la realtà, pagandone le conseguenze. E però c'è anche un ingenuo, che è quello che magari vorremmo essere, cioè un innocente, che è quello che vorremmo essere, quindi che è l'innocente che è pulito dentro. Un bambino, come qualcuno diceva, non ha condizionamenti. Immagina di lavorare su te stesso e sciogliere i condizionamenti. Man mano che io sciolgo i condizionamenti, sciolgo il mio vecchio karma, quello che mi ritrova ad essere è quello che sono eternamente nella mia bellezza originale, che è pura purezza, che è potere spirituale. E quindi quello stato è uno stato di pulizia profonda, dove non ci sono secondi pensieri, quello che sono sono, quello che è è. E quindi è un po' un ritorno all'innocenza, è un po' un ritorno alla propria verità che abbiamo dimenticato. E perciò un cuore pulito, una mente pulita, una dimensione interiore di qualità che rendono, che rinnovano, ravvivano la propria bontà. È un ritorno all'innocenza. E infatti si dice che quando si fa l'esperienza della coscienza d'anima nella meditazione si torna bambini. Giuditta mi fa pensare a quello che dici riguardo a fidarti di ciò che sentiamo dentro. Sì, è importante fidarsi del proprio intuito e percepire se sento delle resistenze verso qualcuno perché è un mio problema karmico, o sto percependo un'energia che non si concilia con me, però là dove c'è qualcosa di molto pulito c'è fluidità energetica. In ogni caso, tornando a quello che dicevo prima, la persona maliziosa non è da condannare, non è da giudicare, è da aiutare, e con l'energia molto molto creativa della felicità, perché è quello che più gli manca, pur non sapendo.
Beh, ognuno cuoce nel suo brodo comunque perché c'è un gioco karmico che non è ovviabile, ma al di là di quello che ognuno vive, il motivo per cui si fa un percorso spirituale è riattivare le proprie qualità, che sono l'energia che rende l'anima di nuovo vera e nel pieno potenziale di sentimenti alti, nobili. E tutto quello che mi accade intorno è strumentale per quello. Perciò se qualcuno ha degli aspetti negativi, non è per buonismo che si aiuta, non è per pietà decisamente, ma perché cerco di usare le qualità e riattivarle e espanderle e renderle utili a questa umanità. Ne va a mio beneficio e a beneficio degli altri. E quindi poi ognuno ha il suo gioco karmico. Possiamo farci poco per gli altri, possiamo fare molto per il sé. E gli altri usufruiranno di quello indirettamente. Quindi io posso cambiare il mio decorso karmico e nel cambiarlo ispiro altri a farlo e nell'ispirare altri a farlo cambiano il loro decorso karmico. Quindi è un supporto indiretto. Non possiamo né sobbaccarci né svendere il nostro karma. Quindi, una caratteristica di una persona innocente è che è fortunata e più esprime innocenza, quindi una condizione di non violenza, e più quella fortuna aumenta e la fortuna viene quantificata in termini di cooperazione da parte degli eventi e da parte degli elementi e della materia. E della gente, degli altri. Quindi la cooperazione è un'energia potentissima e quando quella c'è è definibile come fortuna e quindi una persona che non nuoce a nessuno non può che raccogliere fortuna. E allora se questo non fosse la realtà di alcuni, cominciate subito ad avere pensieri positivi, sentimenti buoni e ad essere un supporto, perché questo onora la vita, questa vita, e riporta l'anima alla sua innata innocenza. E in quello stato c'è veramente gioia. Quindi esplorare le qualità è sempre molto affascinante. Spero sia stato utile. Un malizioso che ha davanti un innocente cosa fa? Cerca di raggirarlo. Il malizioso cerca innocenti, cerca persone ingenue, veramente. La preda più grande, migliore per il malizioso è l'ingenuo, perché non lo riconosce. E nella sua ingenuità ci casca. Poi l'ingenuo lentamente è rovinato dal malizioso, fin quando a sua volta diventa malpensante e non malizioso per quell'indole, però è inquinato e l'ingenuità è perduta, ma non è diventata innocenza riequilibrandosi. È andata dall'altra parte. Ho visto casi così, di persone molto ingenue, volavano addirittura rendendo la loro volta negative. Perciò fa parte del gioco delle interazioni umane. Ecco perché è utile quando si interagisce col mondo assicurarsi di avere intorno qualcuno che è sano, qualcuno che è positivo e qualcuno che è saggio. Perché così se per caso un malizioso mi gira intorno
ho altri riferimenti che mi supportano. Però i veri maliziosi non sono tantissimi, sono pochi, quelli proprio veramente maliziosi. I piccoli maliziosi malpensanti sono una enorme quantità, ma i grossi maliziosi non sono molti. E sono quelli che puntano e sanno abbindolare benissimo in genere. L'innocente ci casca per poco, poi si tira indietro, si lecca le ferite e riparte più fiducioso di prima, con tanta tanta benevolenza nel cuore. Sì, contagiano gli ingenui perché gli ingenui non hanno la controparte del discernimento, quindi non li sanno identificare. O nel caso che ho in mente, è andata così. L'ingenuo, per ingenuo intendo la persona che è un po' infantile, quindi non ha ancora maturato una capacità di identificare e discernere il giusto dallo sbagliato, il vero dal falso, il buono dal male, e pertanto casca in alcune dinamiche. Altrimenti chi sono? Le vittime principali del malvagio, del malizioso. Punteranno qualcuno, no? E perciò meditare rende il proprio intelletto molto acuto, riporta la parte innocente ad essere autentica e forte. E la parte di saggezza interiore ad essere sveglia e presente in un discernimento quotidiano. Cosa di meglio? Infatti il gatto e la volpe, bravissima, la storia di Pinocchio. Ma tutte le fiabe, o una buona parte delle fiabe, riportano questo. Pensate alla Bella e la Bestia, a Cenerentola. Molte fiabe portano il potere dell'innocenza che prima citava Raffaele e il potere del male, ma di solito il bene vince, per fortuna, e così sarà anche nella storia umana. Sì, è così. Ma meditare è una grande svolta. E studiare cose spirituali. Sapete che nella Raja Yoga Newsletter che pubblichiamo ci sono articoli, video, conferenze, tantissimo materiale a vostra disposizione per studiare, per elaborare, per imparare, per capire. Quindi usufruitene. E se ogni giorno mangio, l'anima mangia cose spirituali, l'ingenuità diventa innocenza e la saggezza la sua controparte. E allora non c'è maligno o malizioso che regga. Raffaele, iniziamo una meditazione? Intanto, Om Shanti a tutti quanti e meditiamo per pochetto, qualche minuto. Inizio io, sono già in linea. E quindi meditiamo per questi minuti sulla nostra innocenza. Immaginate davanti a voi, visualizzandolo con l'occhio della mente, un grande lago con l'acqua calma, quieta e immobile. E mi specchio in quel lago, vedendo il mio volto sereno, tranquillo, con una luce diversa dal solito. È la luce dell'eternità che risplende, che emerge e che vedo riflessa nell'acqua del lago. E vado oltre l'immagine per vedere qualcosa che sta dietro. Vedo il cuore e ciò che racchiude.
e vedo piccoli sprazzi di storia del mio passato che si sciolgono e diventano acqua, scorie remote, vecchi ricordi, rancori irrisolti, si sciolgono, lasciando il cuore pulito, trasparente, visibile e felice. Un cuore felice ritorna con facilità all'innocenza. E ciò che è negativo non sosta, ciò che è negativo non rimane, ciò che è negativo non si avvicina. La luce della consapevolezza lo tiene lontano. Quel cuore è protetto, perché quell'innocenza è uno stato importante in questo tempo. E mantengo ancora per qualche istante questa coscienza. È così. Mantengo lo scopo di avere un cuore pulito. Per tornare agli essenza. Per tornare alla mia innocenza. Un cuore pulito vuol dire che non mi creo pensieri al di là di ciò che è vero. L'innocente vuole essere felice. E così elimino tutti i desideri, quelli che sono felicità, che così, che man mano la mia parte maliziosa se ne va, subentrando il potere del cuore pulito, di essere senza desiderio. Concetti. Concetti a tutti, buonanotte. Scusate se abbiamo sforato un po'. Buonanotte a tutti. Buonanotte anche da parte mia, alla prossima. Buon proseguimento e grazie di essere stati con noi.